battuto il corner, traversone che arriva, Biaia non interviene, lo fa Pinna, attenzione al colpo di testa, occhio a Schiavano, Schiavano, gol! La rete di Schiavano! Di Abate Russo, Bonalume a destra, Schiavano a sinistra, ma credo sia stato soltanto un attimo, situazione contingente, infatti i due hanno ripreso le rispettive posizioni. Intanto Crippa allarga per Nardiello, Nardiello con la risposta in angolo da parte di Carlotti. Passaggio del fantasista ex Fenegro per il proprio centravanti che punta Ghezzi, e va al traversone, Barzaghi, attenzione ancora la botta mancina di Schiavano, deviata in angolo, alzata in angolo da Gambirasi. La battuta arcuata, Genchino perfetto, Biai e poi Nardiello che salva praticamente sulla riga. Verso Gennarelli ovviamente, occhio all'azione ancora della Dipa, area di rigore, il traversone, poi Carlotti, palla che rimane lì, occhio alla girata tentata da Misani che non arriva. La Vibe ha virato su D'Antuono come nuovo tecnico per la prossima stagione, intanto Pinna e poi occhio a Gennarelli, la rete di Gennarelli sul filo dell'offside, il servizio di Crippa a Gennarelli che gira le spalle di Carlotti e il pareggio un minuto prima del 45esimo. E sul rilancio di Genchi arriva il duplice fischio di Evangelista, squadre al riposo sull'1-1, Schiavano Gennarelli. Tutto pronto per la battuta di Isaia, con la protesta del numero 5 per il tocco della barriera, Gambirasio. Attenzione a Crippa, si invola verso Carlotti, Crippa, area di rigore, attende l'arrivo di Gennarelli, poi tira lui, la respinta di Carlotti, ancora tipo che tiene vivo il pallone in zona d'attacco. Ecco il calcio di punizione, Genchi, attenzione, palla lì, con la possibilità, la battuta doppia, poi attenzione perché c'è sicuramente l'intervento di Evangelista per un offside, ci avevano provato quelli del Barzago sicuramente con Marano e alla fine avevano anche segnato, tutto invalidato dalla bandierina alzata di De Stefani, con una qualche ragione. Campagnari sul traversone e poi Matteo Russo che spazza dopo l'ennesimo intervento di Capitan Gambirasio, Gennarelli è davanti a Campagnari, Gennarelli, Gennarelli in solitaria, Gennarelli ancora, Carlotti su di lui che alla fine ha buon gioco perché Gennarelli si allunga il pallone sul dribbling al 47esimo. Isaia al limite, Isaia ancora cerca la conclusione, ne viene fuori seppur deviata, un pallone centrale abbrancato da Genchi. E arriva il triplice fischio di Evangelista, sarà dunque la Dipo ad avere l'onore e l'onere di rappresentare il girone B nel terzo turno playoff del campionato di promozione, 1-1 il finale ad Oreno, reti di Schiavano e Gennarelli, dunque la formazione di Gini affronterà nel doppio confronto del terzo turno dunque i bresciani del Real d'Or, andata il 19, ritorno il 23 di maggio. È la mia prima esperienza in promozione, per cui non avevo tante chance. Invece con quel gruppo di ragazzi là, che volevo ringraziare pubblicamente, nei momenti di difficoltà mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre aiutato senza ombra di dubbio, senza mai mettere in dubbio il mio operato. Anche la società, voglio ringraziare il presidente, sono due presidenti, Campagnari e Roberto Magli, perché mi hanno messo a disposizione sia una squadra, sia uno staff tecnico importante, per cui non c'ho proprio niente da dire. Ringrazio il direttore sportivo Max Colombo perché insieme alla dirigenza è uno di quelli che ci ha creduto in me. Poi ringrazio il prof, che professor Longhi, che zitto zitto è un professionista serio e competente,
arriva dalla Serie B, per cui ho sempre fatto categorie che non c'entrano niente con me, eppure mi ha aiutato, mi ha sostenuto, mi ha appoggiato in tutto. Infatti quello che vedete in campo è il frutto magari proprio di una preparazione atletica e psicologica dei ragazzi più che tattica ogni tanto. E i miei ragazzi corrono anche grazie al prof. Ringrazio Fugazzotto Alessandro, che è il mio preparatore di portieri, nonché amico, e mi è stato sempre vicino. Mio secondo Paletta, Dario Mapelli, direttore generale Dario Mapelli, e basta. Ringrazio proprio tutti, io dalla partita, scusami, non c'è niente da dire. Per me è il coronamento magari di un sogno, perché allenare in promozione il primo anno, ritrovarmi a fare, non so, la finale playoff del mio girone, penso che all'inizio dell'anno potevo metterlo nei sogni. Per cui io sono soddisfatto e contento, e soprattutto sono contento con quei ragazzi lì, perché veramente mi hanno dato una mano che neanche loro sanno quanto mi hanno aiutato. Allora, premetto che noi avevamo costruito quest'estate una squadra totalmente nuova, avevamo puntato su un allenatore, tra virgolette, emergente, e questo risultato a noi ci completa, cioè nel senso, noi volevamo farli bene questi playoff, e secondo me li abbiamo fatti molto bene. Mi dispiace per i ragazzi oggi, appunto, perché con 1-1 sono andati a casa. Noi in settimana ci siamo trovati e abbiamo già pianificato quella che praticamente è la futura stagione. Ci saranno delle grandi riconferme, la società è viva, quindi partendo dal patron Campagnari, dal Barzago stesso, dove Barzago è questo entusiasmo che avete visto. C'è stato un momento dove ci credevamo e ci siamo posti l'obiettivo di entrare nelle prime 5, questo l'abbiamo raggiunto. Arrivando quinti, però noi, il Barzago c'è questo precedente, che quando arrivava quinto vinceva i playoff, quindi ci portava bene. Oggi è andata un po' così così, però non ho nessun rammarico, sono contentissimo. Certo, lo sto bleffando, però in questo momento, però veramente se guardo la stagione la chiudo veramente in bellezza. Sapevamo che loro erano in grinta, ci hanno attaccato per bene, siamo andati sotto, noi siamo stati bravi a riprenderla e basta, poi abbiamo sofferto anche un pochettino, ma noi siamo questi, dobbiamo sempre soffrire e nelle difficoltà poi veniamo fuori, tutta qua la partita secondo me. Ti rendi conto che con il tuo gol hai fatto la storia della Dipo? La Dipo ha spostato ancora più là l'asticella. Sì, gol, è capitata a me la palla, c'era Marco Crippa, che è un grande giocatore, Nardiello, chiunque si fosse trovato là avrebbe fatto gol. Noi siamo qui, siamo un gruppo unito, io sono arrivato qua a dicembre, ho trovato gente, staff, ragazzi fantastici, dico che questo è il giusto premio per questo gruppo qua, ma non ci dobbiamo di certo accontentare, l'asticella va sempre alzata. Esperienze tue con quel tipo di calcio sarà sicuramente una doppia battaglia. Sì, no, cioè, quello sicuro. Brescia, non ho mai giocato, forse con una bresciana non ho mai giocato, però di fama loro sempre agguerrite, sarà una battaglia, ma come tutte le domeniche, magari con loro ancora di più. Poi abbiamo il doppio confronto, quindi ce la giocheremo lì, sia l'andata che al ritorno. Sono contento, così come siamo contenti tutti, per noi, per la società, però è veramente un titolo bello, ma platonico, quindi è la prossima che conta. Allora raccontaci com'è arrivato questo titolo platonico. Oggi tanta sofferenza mi è sembrato. Tanta sofferenza, sì, eravamo parecchio stanchi, loro in grandi condizioni. Ok, erano stanchi ma hanno trovato la forza per farmi il gavettone. Onore a Barzago perché ci ha messo veramente in difficoltà, soprattutto dal punto di vista agonistico. Avevo proprio chiesto questo ai ragazzi, di gestire bene qualsiasi tipo di fase. E non ci siamo fatti prendere dal panico, anche se onestamente il primo tempo abbiamo fatto fatica. Fin qui, diciamo, cosa c'è di mio? Ma io sono sincero, l'ho forse detto alla prima intervista, ho trovato un gruppo che aveva la cultura del lavoro. Quindi complimenti a chi ha lavorato prima con questo gruppo e complimenti alla società che è riuscita a trasmettere questo tipo di mentalità. È chiaro che poi sul campo si è 11 contro 11 e può capitare di tutto, quindi è dal primo giorno che siamo insieme che ho avuto questa percezione. Dobbiamo rimanere ancora sul pezzo, io ho portato le cose che porto tutti gli anni, però sono sempre i giocatori che alla fine fanno la differenza, quindi onore a loro. Io oggi sono un comprimario, tutto merito e copertina a loro.